Benvenuti amici di Tutto Android al confronto tra LG G4 e la sua versione ridotta, LG G4C. Ovviamente questo non è un video volto a capire quale dei due sia migliore, non ci sarebbe storia, ma più che altro è un invito a riflettere su quali sono le vostre pretese riguardo all'acquisto di uno smartphone, per capire se potrebbe bastarvi ciò che offre un medio di gamma come questo G4C invece di puntare su un top di gamma come LG G4, con il non trascurabile vantaggio di avere un'ergonomia migliore e di farvi risparmiare qualche centinaio di euro. Iniziamo! Eccoci dunque in compagnia di questi due LG. Io ringrazio prima di tutto il Vodafone Store Corse Italia Nausicaa SRL di Via Ratti a Savona per averci imprestato questo G4 e ringrazio gli stockisti.it per averci procurato questo G4C. Vi invito ad andarvi a rivedere subito le due recensioni, avete il link qua sotto in descrizione o nelle schede informative di YouTube per tutte le informazioni più precise, perché qua come sempre ci concentreremo soprattutto nelle differenze. E allora proprio di differenze dimensionali andiamo a parlare. Ovviamente G4C è più piccolo come smartphone, però non è che la differenza sia così marcata. Lo spessore poi alla fine è molto molto simile, anzi ve li metto con la stessa curvatura come potete vedere. Come riguardo alle altre dimensioni, ovviamente sono il peso, tra l'altro vi dico che è molto simile almeno a mano, così non è che si senta una sostanziale differenza. Andiamo a vedere come sono fatte a livello di differenze costruttive, perché qua in alto abbiamo la capsula auricolare, posizione più elevata per G4C, centrale per G4 standard, camera principale da 8 megapixel e da 5 megapixel sulla versione ridotta, sensori di luminosità e prossimità qua sotto, nessun tasto su schermo perché i tasti sono su display. I lati ovviamente come su tutti gli LG sono puliti. Allora andiamo a vedere il lato superiore, che vede su G4C secondo microfono e jack da 3,5, mentre su G4 standard abbiamo secondo microfono e emettitore infrarossi per l'utilizzo come telecomando. Sotto invece abbiamo l'USB per entrambi, la micro USB, primo microfono per entrambi e jack da 3,5 sulla versione standard del G4 per quanto riguarda le cuffie. Rimaniamo sul posteriore per farvi vedere le differenze di materiali, pelle, questa la versione nera, poi c'è anche rossa e beige con questa impuntura per G4 normale. Troverete nella confezione anche questa cover, quella che ricalca quella presente sul G4C, che però non è disponibile in versione in pelle. Tasti, accensione, spegnimento, blocco, sblocco e bilanciere del volume posteriormente. Qua abbiamo la camera principale da 16 megapixel con flash LED, autofocus laser e sensore cromatico qua sotto al flash per quanto riguarda il G4 standard, invece flash LED e autofocus solo per la camera da 8 megapixel di G4C. Differente anche la forma dello speaker posteriore, con questo quadratino che ricorda quello di Spirit, mentre fessura grande su G4 normale con il logo G4 ricavato qua nella cover in pelle. Qua va a gusti, non è male questa texture di plastica, come davvero particolare la pelle. A me sinceramente la pelle non fa impazzire, soprattutto questa impuntura qua dietro, ma insomma qua andiamo davvero tanto nel personale. Quello che è di fatto è che i materiali risultano comunque più economici sulla versione G4C. Abbiamo per entrambi un LED di notifica, la scocca è removibile per entrambi, dietro abbiamo lo slot per la micro SD e per la micro SIM, una batteria da 3000 mAh su G4C, sempre su G4 normale, scusate, sempre removibile, e da 2540 su G4C, ma la sostanziale differenza l'abbiamo nella memoria, perché 8 giga sono quelli a disposizione su G4C, mentre 32 sono quelli su G4 standard, e come abbiamo visto la memoria è il difetto maggiore di G4C. Andiamo ad accenderli, intanto vi parlo di ergonomia. Ovviamente molto più ergonomico il G4C grazie alle dimensioni ridotte. Per quanto riguarda il G4 normale è un po' un padellone grande e diciamo sostanzioso, si sente in mano, ma è forse uno dei 5 pollici grazie alla curvatura e comunque la bombatura del posteriore che si tiene meglio in mano. Ovviamente uso con una mano perfetto su G4C, abbastanza difficile su G4 normale. Qua adesso qua deve aggiornare qualche impostazione. Allora nel frattempo vi parlo di caratteristiche tecniche, diciamo le principali: Qualcomm Snapdragon 410, 64 bit quad core per il G4C, 1 giga di RAM e un Cortex A53 con GPU Adreno 406,
Mentre abbiamo su G4 abbiamo uno Snapdragon 808, un ESA Core Cortex A57 con 3 GB di RAM e GPU Adreno 418. Wi-Fi anche dual band su G4 normale, mono band su G4C, c'è il GPS per entrambi che funziona bene, ne abbiamo l'LTE però in categorie differenti perché 300 megabit per secondo per G4 standard, 150 per G4C. Allora, intanto che si sono accesi, vi faccio subito vedere la differenza tra i due display. Abbiamo un 5 pollici contro un 5 pollici e mezzo, cambia anche la risoluzione, la vedete qua nelle informazioni, QHD 1440x2560 G4, invece 720x1280 G4C, però a livello di pixel, nonostante la densità sia molto più alta perché sono 534 contro 294 pixel, direi che i display sono comunque molto ben visibili. Adesso vado ad abbassare la tendina per cercare di regolare la luminosità in modo più o meno simile tra i due, vediamo se ci riusciamo. Intanto vi parlo proprio di luminosità perché La luminosità massima è diciamo sufficiente per la luce del sole per quanto riguarda G4C, invece qualcosa in più per quanto riguarda G4 normale. Sono comunque due ottimi display a livello cromatico, più naturale quello di G4C, invece più saturo, quasi da AMOLED, di colori di G4 standard che non sono neanche settabili, nero più profondo sul Quantum Display di G4C. La curvatura è più accentuata e si vede meglio ovviamente su G4C. Gli angoli sono poi superiori decisamente su G4 normale. Stavo parlando della curvatura, ovviamente invertirò mille volte i nomi, scusatemi, cercate di capire eventualmente. La curvatura è più accentuata e si vede meglio su G4 normale, ovviamente. Questa è la riproduzione dei colori. Devo dire che in rapporto al prezzo e comunque alla fascia di appartenenza sono due ottimi display, ovviamente al top quello di G4 normale. Differenze di interfaccia, lo state vedendo, sono molto simile, ma vi sono delle sostanziali differenze. Vedete anche il widget di LG qua in alto, nuovo, lanciato con G4, qua lo Smart Bulletin che non c'è su G4C. Poi a livello di applicazioni abbiamo più o meno le stesse, ma alcune sono più limitate, ad esempio non c'è il Voice Mate, vedete qua sul G4C, mancano un po' tutte le funzioni avanzate. Per quanto riguarda invece le impostazioni, andiamole un po' a paragonare. Intanto state vedendo quanto è più veloce il G4 normale, vedete la possibilità di impostare queste reti, sono più o meno le stesse. Suono e notifiche, questa è la differenza tra le impostazioni, con significative differenze tra i due. Poi a livello di display abbiamo per tutte e due la possibilità di personalizzare i pulsanti anteriori, qua le altre impostazioni, mentre a livello generale qui un po' di differenza c'è perché abbiamo ovviamente lo smart setting per impostare delle operazioni a seconda del luogo qua su G4, che non è presente su G4C. Intanto la forma curva è bella ma non è che sia molto stabile sul piano di lavoro, e il dual windows non presente avrebbe anche poco senso su G4C. Per quanto riguarda invece le informazioni di sistema, c'è anche questo smart cleaning per ottimizzare un po' tutto il sistema. Sul risparmio energetico invece abbiamo le stesse impostazioni. Per quanto riguarda invece le informazioni sul software, abbiamo anche qui delle differenze perché troviamo Android 5.1 su G4 standard, invece ancora la 5.0.2, comunque abbastanza aggiornata su G4 normale. Per quanto riguarda invece il fitness, abbiamo S-Health sul G4 standard, abbiamo comunque il no code e il toc toc per attivare e disattivare lo schermo, però vedete i comodissimi toggle rapidi per entrare direttamente in delle funzioni presenti su G4C. Vorrei farvi vedere in ultimo la capacità di memoria, che ho scordato di farvi vedere durante la carrellata precedente, per farvi vedere ovviamente la differenza di memoria disponibile. Come vedete ce n'è molta molta di più su G4 normale, nonostante io lo abbia abbastanza
abbastanza appesantito. Il sistema occupa quanto occupava, vabbè, insomma, qua bisogna fare la tara sul G4C, ovviamente anche sul G4 normale. Comunque, memoria davvero molto, molto risicata su G4C. Per quanto riguarda invece le applicazioni, le abbiamo già viste. In realtà, vi parlo un po' di fluidità e prestazioni di sistema perché G4 è davvero ottimizzato da Dio, come si suol dire, mentre G4C, pur avendo delle limitazioni a livello di interfaccia e di funzionalità, c'è la radio FM tra l'altro preinstallata su tutti e due e funziona bene. Vi dico che G4 è comunque molto più fluido e veloce. G4C è davvero un po' troppo impiccato, ma qua penso che sia soprattutto la poca RAM che ha questo problema. Andiamo dunque a vedere come navigano nella parte web. Di là si sta già aprendo il Corriere. Qua non si è collegato al wifi, lo andiamo subito a fare. Quindi corriere.it anche da questa parte. Eccolo qua. Speriamo vi abbia tenuto la modalità desktop, ma neanche proprio parlarne, ma manco che. Ok, qua facciamo un refresh. Ok, ovviamente sto sbagliando io e mi scuso con voi di questa attesa. Intanto vi faccio vedere già come naviga G4, davvero un'ottima navigazione web. Adesso non so dove diavolo ho cliccato, vedete però veloce. Tiene bene vedete, tempo di ricarica? Vale, avete visto quasi, quasi immediato. E invece un po' più, no? Impiccato, un po' più pesante. Vedete quanto ci mette a renderizzare questa pagina. Adesso anche refresh. Ma tra l'altro questa è una cosa che ho notato spesso nell'uso di questi giorni. Ma in realtà è un refresh abbastanza veloce, quindi non ci sono problemi. Ovviamente navigazione web molto più appagante e più per uso business su G4 standard, comunque navigazione occasionale possibile anche su G4C, che adesso sta ricevendo tutte le notifiche possibili e immaginabili. Per quanto riguarda invece cosa legge e che cosa non legge a livello software, vedete quello che vi dicevo, no? Quando la RAM si satura, e questo ci tengo a farvelo vedere comunque in diretta, perché quando succede ciò su G4 normale non abbiamo. Sì, un po' di rallentamenti ci sono anche su G4 normali, ma non si blocca completamente lo smartphone come è successo in questo caso su G4C. Allora, proviamo a vedere se si è ripreso. Andiamo a vedere la galleria per farvi vedere i filmati di test, che in realtà da cui in realtà capiamo che i codec preinstallati non sono gli stessi, perché il DVX parte senza audio su G4C, mentre parte con audio. Ve lo lancio prima. Mentre parte con audio, dicevo, su G4 normale. Nessun problema per l'MKV per entrambi, però non vediamo il 2K su G4C, invece ovviamente 2K presente e funzionante su G4 normale, davvero molto molto bello. 1080p invece nessun problema, non dilughiamo ulteriormente, codec alternativi saranno necessari, quindi lettori alternativi saranno necessari su G4C, che tanto per cambiare mi sta davvero facendo venire l'esaurimento appena ci mettiamo a fare delle operazioni in più, si inchioda completamente. Per quanto riguarda invece, finisco il discorso visione filmati perché vi informo che la visione di un filmato su questo G4 normale con la sua curvatura e il suo ottimo schermo e la sua risoluzione è davvero un'esperienza eccezionale. Parliamo un po' di parte multimediale perché vi faccio vedere le differenze a livello di software fotografico, nonostante siano molto simili con l'interfaccia, quando il G4C si degnerà di aprire la parte fotografica. Qua ovviamente abbiamo solo queste due opzioni, mentre abbiamo la possibilità del settaggio manuale che ormai abbiamo imparato a conoscere su G4 normale. Per quanto riguarda il resto delle opzioni, abbiamo la stessa interfaccia qua, però manca, vedete, l'HDR e il predefinito è in 4 terzi perché la camera di G4C è in 4 terzi, 16 non invece quella di G4 normale. E ovviamente possibilità di registrare in Ultra HD su G4 normale e in slow motion, possibilità che sono interdette sul software di G4 normale. Per quanto riguarda,
DG4C, scusate, continuo a invertire i nomi, no, non lo faccio apposta. Per quanto riguarda la camera frontale, invece abbiamo la possibilità di effettuare queste operazioni su G4 normale, compreso HDR, molto più limitato invece il software di G4C, gesto però con la mano presente per entrambi. Usciamo, andiamo a vedere come vengono gli scatti, perché devo dire che nonostante la fascia di prezzo, G4C ha un ottimo comparto fotografico. Quando anche qui si aprirà la galleria, porteremo magari un cero su al Santuario di Savona. Vi faccio vedere i versus per le foto scattate nelle stesse condizioni. La macro è abbastanza rappresentativa per farvi vedere quanto sia più bella la fotocamera di G4 normale, ma soprattutto più che all'esterno, dove le foto risultano generalmente più luminose su G4 normale, e la camera frontale così così, diciamo, due buone camere frontali. Vedete come tende a illuminare di più, avete comunque tutte le foto nel nostro Versus, il link è qua sotto in descrizione, come prende molti più dettagli di notte la camera di G4 normale. Il flash tende a non illuminare tantissimo, però uniformizza la luce grazie al sensore di luminosità, di cromatografia. Invece su G4C abbiamo un flash obiettivamente poco potente. Allora, ovviamente la camera di G4 normale è ai vertici del panorama smartphone, se non la migliore in assoluto nel panorama smartphone, ma devo dire che anche quella presente su G4C se la cava bene per la fascia di prezzo di appartenenza. 9 la camera di G4, 7 quella di G4C, che comunque è un buon voto relativo alla fascia di appartenenza. Apriamo allora Real Racing per vedere quali sono le differenze di funzionalità a livello di gaming. Intanto vi parlo di audio buono dallo speaker posteriore per entrambi, molto potente, un po' più potente quello di G4 normale, ma non proprio eccezionale come qualità, così come non lo è quello di G4C, che comunque è un ottimo speaker. Per quanto riguarda il riscaldamento, invece vi dico che G4 normale tende a scaldare di più in questa posizione, però dissipa anche bene. Mentre G4C risulta comunque sempre freddo al tatto. Vedete dettagli completamente al massimo su G4 standard, ovviamente non abbiamo i dettagli massimi per la GPU di G4C. Però vi faccio vedere la differenza di fluidità. E partiamo. Ok, non è il caso di arrivare alla prima curva, tagliamo un po' di minutaggio perché vi dico che comunque la fluidità è assolutamente ottima per entrambi, ovviamente a discapito dei dettagli. Finendo un po' la panoramica generale di questo smartphone, vi dico che la ricezione telefonica è buona in entrambi, medio-alta, ottima quella del wifi, ottima quella del GPS. Per quanto riguarda invece la qualità in chiamata, abbiamo lo stesso dialer fondamentalmente, vedete, fatto esattamente allo stesso modo, si sente benissimo, potente dalla capsula, anche dall'altra parte ci sentono bene, anche in viva voce si può fare delle ottime chiamate in macchina. Per quanto riguarda l'autonomia, vi devo dire che qua si equivalgono quasi, perché 2540 mAh contro i 3000 mAh, ma con uno schermo così definito e così grande, fa sì che poi durante l'utilizzo tende a scendere meno quella di G4C. Poi in standby ovviamente dura di più, quindi ci portano comunque a sera. G4C a volte riesce a fare anche un giorno e mezzo, cosa che su G4 è davvero rara. Quindi questo è probabilmente l'unico aspetto in cui G4C riesce a superare il suo fratello maggiore. Queste erano le differenze principali di utilizzo tra questi due smartphone. Adesso vi lascio alle conclusioni finali. Ok, in queste conclusioni non andrò a stabilire in quali lati è meglio l'uno o in quali è meglio l'altro, perché ovviamente vincerebbe praticamente sempre LG G4 standard. Però vi porterei a riflettere sul livello che stanno davvero raggiungendo questi medi di gamma e se davvero vale la pena spendere centinaia di euro in più per ciò che può offrire un top di gamma attuale. Fateci sapere cosa ne pensate qua sotto in un commento.
Per questo confronto quindi è tutto, io vi ringrazio davvero tanto per aver seguito questo video, vi invito a lasciare un like se il confronto vi è piaciuto, mi raccomando andatevi a leggere l'articolo scritto, trovate il link qua sotto in descrizione o nelle schede qua in alto su YouTube che va ad integrare ovviamente tutti i nostri video, commentate per qualunque evenienza, condividete il video con i vostri amici, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, per adesso è tutto, un saluto da Alessio per tuttoandroid.net.